Buongiorno a te nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì, da mezzogiorno e dopo mezzogiorno, quando vuoi e dove vuoi, stiamo sempre leggendo la parola del Signore. Oggi, che è il 18 di marzo del 2021, un giovedì, noi ringraziamo il Signore per questa occasione di continuare a leggere il libro di Levitico. Noi quest'oggi leggeremo due capitoli, il capitolo 14 e il capitolo 15. Ecco la parola del Signore. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è la legge relativa al lebbroso. Per il giorno della sua purificazione, egli sarà condotto dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se vedrà che la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per colui che deve essere purificato due uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'isopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente acqua di fonte. Poi prenderà l'uccello vivo e il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo, immergerà quelle cose insieme con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua di fronte. Aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà l'uccello vivo andare libero per i campi. Colui che si purifica si laverà le vesti, si raderà completamente i peli e si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo potrà entrare nell'accampamento, ma resterà sette giorni fuori della sua tenda. Il settimo giorno si raderà completamente i peli, il capo, la barba, le ciglia. Si raderà insomma tutti i peli, si laverà le vesti e si laverà il corpo nell'acqua e sarà puro. L'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto e una agnella di un anno senza difetto, tre decimi di un effa di fior di farina come oblazione intrisa d'olio e un log di olio. Il sacerdote che fa la purificazione presenterà colui che si purifica e quelle cose davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e offrirà come sacrificio per la colpa il log d'olio e li presenterà come offerta agitata davanti al Signore. Poi sgozzerà l'agnello nel luogo dove si sgozzano i sacrifici per i peccato e gli olocausti, vale a dire nel luogo sacro, poiché il sacrificio per la colpa appartiene al Signore, come per quello per il peccato è cosa santissima. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro. Poi il sacerdote prenderà dell'olio del log e lo verserà nella sua mano sinistra. Quindi intingerà il dito della sua destra nell'olio che avrà nella sinistra e con il dito farà sette aspersioni di quell'olio davanti al Signore. Del rimanente dell'olio che avrà in mano, il sacerdote ne metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano, sulla mano destra e sulla luce del suo piede destro, sopra il sangue del sacrificio per la colpa. Il resto dell'olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica. Così il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti al Signore. Poi il sacerdote offrirà il sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per colui che si purifica della sua impurità, quindi scannerà l'olocausto. Il sacerdote offrirà l'olocausto e l'oblazione sull'altare, farà per quel tale l'espiazione ed egli sarà puro. Se quel tale è povero e non ha come procurarsi queste cose, prenderà un solo agnello da offrire in sacrificio per la sua colpa, come offerta agitata per fare l'espiazione per lui, un solo decimo fior di effa di farina intrisa d'olio
come oblazione e un log d'olio. Prenderà anche due tortore o due giovani piccioni, secondo i suoi mezzi, uno sarà per il sacrificio per il peccato e l'altro per l'olocausto. L'ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore. Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio per la colpa e il log d'olio e li presenterà come offerta agitata davanti al Signore. Poi scannerà l'agnello del sacrificio per la colpa. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa, lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro. Il sacerdote verserà di quell'olio nella sua mano sinistra e con il dito della sua mano destra aspergerà l'olio che avrà nella mano sinistra 7 volte davanti al Signore. Poi il sacerdote metterà dell'olio che avrà in mano sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro, nel luogo dove ha messo del sangue del sacrificio per la colpa. Il resto dell'olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica per fare espiazione per lui davanti al Signore. Poi sacrificherà una delle tortore o uno dei due giovani piccioni che ha potuto procurarsi. Delle vittime che ha potuto procurarsi, una lo offrirà come sacrificio per il peccato e l'altra come olocausto insieme all'oblazione. Così il sacerdote farà espiazione davanti al Signore per colui che si purifica. Questa è la legge relativa a colui che è affetto da piaga di lebbra e non ha i mezzi per procurarsi ciò che è richiesto per la sua purificazione. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aaron e disse: quando sarete entrati nel paese di Canaan, che io vi do come vostro possesso, semando la macchia della muffa in una casa del paese che possederete, il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote dicendo: mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla muffa. Allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima che egli entri per esaminare la macchia, affinché tutto quello che è nella casa non diventi impuro. Dopo questo, il sacerdote entrerà per esaminare la casa. Esaminerà la macchia. Se vedrà che la macchia che è sui muri presenta cavità verdastre o rossastre più profonde dell'intonaco, il sacerdote uscirà dalla casa e giunto alla porta farà isolare la casa per 7 giorni. Il 7º giorno il sacerdote ritornerà e se esaminandola vedrà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa, il sacerdote ordinerà che si rimuovano le pietre sulle quali è la macchia e se gettino in luogo immondo fuori dalla città. Farà raschiare tutto l'interno della casa e si butteranno i calcinacci raschiati fuori dalla città in un luogo impuro. Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime e si prenderà dell'altra calce per intonacare la casa. Se la macchia riapre nella casa dopo averne rimosse le pietre, dopo che essa è stata raschiata e intonacata, il sacerdote entrerà a esaminare la casa. Se vedrà che la macchia si è allargata nella casa, c'è della muffa maligna, la casa sarà impura. Perciò si demolirà la casa, se ne porteranno le pietre e il legname e il calcinacci fuori dalla città in luogo impuro. Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tempo che è stata isolata sarà impuro fino alla sera. Chi avrà dormito in quella casa si laverà le vesti e chi avrà mangiato in quella casa si laverà le vesti. Ma se il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata e vede che la macchia non si è allargata nella casa dopo che essa è stata intonacata, dichiarerà la casa pura perché la macchia è sparita.
Poi, per purificare la casa, prenderà due uccelli del legno di cedro, dello scarlatto e dell'isopo. Sgozzerà uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente dell'acqua di fonte. Prenderà il legno di cedro, l'isopo, il panno scarlatto e l'uccello vivo e si immergerà nel sangue dell'uccello sgozzato e nell'acqua di fronte e aspergerà sette volte la casa. Purificherà la casa con il sangue dell'uccello, con l'acqua di fronte, con l'uccello vivo, con il legno di cedro, con l'isopo e con il panno scarlatto. Ma lascerà andare libero l'uccello vivo fuori dalla città, per i campi, così farà l'espiazione per la casa ed essa sarà pura. Questa è la legge relativa a ogni specie di macchia, di muffa e di tigna, alla muffa delle vesti e della casa, ai tumori alle pustole e alle macchie lucide, per insegnare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge relativa alla muffa. Leggiamo ancora Levitico capitolo 15. Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aarone: parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha la gonorrea a causa di questa sua gonorrea è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea. Sia la sua gonorrea continua o intermittente, l'impurità esiste. Ogni letto sul quale si coricherà colui che ha la gonorrea sarà impuro e ogni oggetto sul quale si metterà seduto sarà impuro. Chi toccherà il suo letto si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chi si sederà sopra un oggetto qualunque sul quale sia seduto colui che ha la gonorrea si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Chi toccherà il corpo di colui che ha la gonorrea si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che è puro, questi si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Ogni sella su cui sarà salito chi ha la gonorrea sarà impura. Chiunque toccherà qualsiasi cosa che sia stata sotto quel tale sarà impuro fino a sera. Chi porterà tali oggetti si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, lavare se stesso nell'acqua e sarà immondo fino a sera. Il vaso di terra toccato da colui che ha la gonorrea sarà spezzato e ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua. Quando colui che ha la gonorrea sarà purificato dalla sua infermità, conterà sette giorni per la sua purificazione. Poi si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua di fronte e sarà puro. L'ottavo giorno prenderà due tortore o due giovani piccioni, andrà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno e li darà al sacerdote. Il sacerdote li offrirà come un sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto. Il sacerdote farà l'espiazione per colui davanti al Signore a causa della sua gonorrea. L'uomo da cui sarà uscito seme genitale e si laverà tutto il corpo nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Ogni veste e ogni pelle su cui sarà seme genitale si laveranno nell'acqua e saranno impuri fino alla sera. La donna e l'uomo che avranno rapporti sessuali si laveranno tutte e due nell'acqua e saranno impuri fino alla sera. Quando una donna avrà perdite di sangue per le sue mestruazioni, la sua impurità durerà sette giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ogni letto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità sarà impuro e ogni mobile sul quale sarà seduta sarà impuro. Chiunque toccherà il suo letto laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chiunque toccherà qualsiasi mobile sul quale la donna sarà seduta, si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se qualche
qualcosa si trovava sul letto o sul mobile dove la donna sedeva, chiunque tocca quella cosa sarà impuro fino a sera. Se un uomo si unisce a lei che l'impurità di questa lo tocca, egli sarà impuro 7 giorni. Ogni letto sul quale si coricherà sarà impuro. La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni fuori del tempo delle sue mestruazioni o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante per le sue mestruazioni. Ogni letto sul quale si coricherà davanti tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto sul quale si corica quando ha le sue mestruazioni. Ogni mobile sul quale si siederà sarà impuro come l'impurità delle sue mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo, si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Quando ella sarà purificata del suo flusso, conterà 7 giorni e poi sarà pura. L'8º giorno prenderà 2 tortore o 2 piccioni giovani e li porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto, e il sacerdote farà per lei davanti al Signore l'espiazione del flusso che la rendeva impura. Terrete lontani i figli di Israele da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiano a causa della loro impurità, qualora contaminassero il mio tabernacolo che è in mezzo a loro. Questa è la legge relativa a colui che ha la gonorrea, a colui che il quale è uscito seme genitale che lo rende impuro. La legge relativa a colei che è indisposta a causa delle sue mestruazioni, all'uomo e alla donna che ha un flusso e all'uomo che si unisce a una donna impura. Parola del Signore. Ancora oggi noi abbiamo visto tante istruzioni per la nostra vita, tanti insegnamenti, che il Signore possa benedire la tua vita. Impariamo, leggiamo la Bibbia insieme, lasciamo il Signore parlare a noi. Metti un like e condividi, io ti aspetto domani mattina a mezzogiorno su questo canale per continuare questo viaggio nella parola di Dio. Dio ti benedica.